alla Corale Verdi con Edoardo Corvi, portiere del settore giovanile del Parma, che quest'oggi è stato premiato con il Mallozzi, un riconoscimento sempre importante che porta anche abbastanza bene, visto qualche riconoscimento consegnato negli anni passati, vi dice Harry, tanto per fare uno solo dei nomi delle ultime annate. Edoardo, insomma, una bella emozione questa, no? Sì, sì, è stato un bel riconoscimento per me e ci tenevo molto e è stato bello. Bene, tra le altre cose dobbiamo anche ricordare, come è stato fatto anche durante la cerimonia, che Edoardo Corvi è stato insomma uno degli elementi del passato settore giovanile rimasto a Parma, uno dei pochi, diciamo così. Noi ricordiamo che in prima squadra c'è anche Adorni, tanto per fare un nome, insomma, un po' delle mosche bianche, però è stato importante, no? Legarsi a Parma, e questo vuol dire aver avuto fiducia nella nuova società, ma anche in quello che è un territorio, nel territorio che rappresenta, no? Sì, ho creduto fin da subito nel nuovo progetto e poi anche per affetto e conoscimento nei confronti della società e della città. E tra le altre cose, tu adesso appartieni alla formazione allievi, ricordiamo che lo scorso anno ci fu questo importante raggiungimento del secondo posto finale per quel tipo di squadra, ma oggi avrai anche la possibilità di allenarti con gli juniores, addirittura dovrai interrompere, no, il pranzo che c'è in corso qui alla Corale Verdi, proprio per dire obbedisco, stile Garibaldi, no? Per allenarti con i compagni leggermente più grandi. Ti era già capitato questo tipo di emozione? Sì, mi era capitato l'anno scorso che dovevo andare a fare allenamento a Collecchio con i più grandi e mi erano venuti a prendere e mi hanno portato proprio a Collecchio. Tra le altre cose, oggi hai ricevuto tu questo premio Mallozzi, però è stato premiato qui sempre alla Corale Verdi su iniziativa dei veterani dello sport anche Capitan Lucarelli, ed era presente anche lui al momento della consegna della statuetta, e lì insomma il cuore batteva mille. Sì, perché Lucarelli è una grande presenza nel Parma, è un uomo molto importante, è bello essere al suo fianco. Ti ha chiesto l'autografo? No. No. O gliel'hai chiesto tu a lui? No. Ce l'hai già magari? Sì. Chi lo sa. Senti, per quanto riguarda il futuro, quella bella maglia crociata è un amore che durerà per sempre oppure insomma... Speriamo per sempre. Speriamo, una delle nostre speranze per il futuro nel settore giovanile del Parma che vive e pulsa assieme a noi, Edoardo Corvi.